Ciao. Wow, non... ti stava a cercare. Perché poi cioè nel senso non sapevo se c'è stato, ho parlato con lui, cioè parlato di come diciamo definire, sì sì, sta storia di fare documentario, poi quindi no, poi mi ha spiegato bene dove abitavi e Manuel, e poi mi ha detto, dice guarda, sai, dico mo vado, passo su, dico se lo trovo, poi quando sono stato al bar quello là, il bar Rock, mi ha detto, dice guarda che è passato vedo, e quindi sono ritornato indietro, stavo a cercare se stavi giù alla... No, dovevo beccare un amico e... vabbè, meglio così, quindi cioè, non so se vi siete già parlati? Sì, mi stavo a spiegare più o meno, volevi fare appunto una cosa sulla storia dei musicisti di Calcata nel corso degli anni, dall'inizio. Cioè, non io, ma voglio dire, quella 3DV, cioè la 3DV, cioè poi la segui pure, sì. È diventata, questa è una web TV che gestisco io dal 2014, dopo che ci siamo incontrati, ricordi che ero venuto per Murales de Hendrix, che mi avevi detto che tua madre, cioè, si ricordava, ti ricordi? No, io sta cosa di mia madre me l'hai detto, no, ma che ci stava un manifesto. Io cercavo, cioè, se il murales di Hendrix avesse, perché c'era una sorta di leggenda sul fatto che da dopo che avevano fatto il murales, quando era venuto Hendrix qui, poi Calcata era diventata famosa e tu mi dissi, cioè, no, guarda che mia madre dice sta qui negli anni 70, il murales non l'hanno fatto quando, diciamo, Hendrix, quando è venuto Hendrix qui. Hendrix è venuto nel... Ma qua è il murale. Dove? Là? Sì, dentro a qua la finestra. Cioè, però, perché non era proprio un murale. Era un di sé. È un manifesto. Collare, che poi non era del 68, però era degli anni 70. No, l'hanno fatto negli anni 90. Nell'alta anni 80, perché c'è, cioè, nel senso, quindi c'è. Hendrix non venne qua. Qui, io apposta. Cioè, vabbè, te non ti ricordi perché manco c'è. Hendrix non è venuto in Italia nel 68, non credo che tu eri nato. No, capito? No, però non. Apposta dice tua madre, cioè, nel senso che dice negli anni 70 era venuto. Che, no, lei era stata era al concerto qui. Di Hendrix negli anni 70, nel 68. Nel 68, però voglio dire, lei dice che è venuta qui, cioè, nel senso, lei frequentava, diciamo, Calcata dagli anni 70, quindi sì, se la sarebbe 75. Dovuto ricordare. Ciao. Ciao. C'è un concerto qua stasera? Mi hanno detto che c'era un concerto musicale? Sì, no? Magari un altro locale? Non c'è proprio. Grazie. Ciao. Aspetta, scusa, il fotografo sta. Io sono Marina. Mi capisci? Parlo in italiano? Sì. Piacere, io sono Marina, ti invito a entrare nella cosa, però prima guardare e poi riprendere o immortalare. Allora guarda, cioè nel senso, questa è una ripresa che faccio così, non definitiva, ma per capire come fare un documentario sulla storia musicale di Calcata, quindi dei gruppi musicali, quindi stavo a fare un giro per capire come allora, puoi fare le ripresa. Allora io ti propongo di staccare 5 minuti questa tua missione e di guardare invece le botteghe del titolato senza riprendere, guardando. Sì, 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 io ti ringrazio. Fai una pausa. Torno, no, perché voglio dire, nel senso... Cioè, presa da questa adesso cosa, cioè, non puoi demordere, no, ma, guardare perché cioè, se interrompessi questo video, cioè nel senso preferisco, ma perché se entro con questa? No, io ho una regola che di guardare con gli occhi, col cuore, con la mente. E questa è una cosa bella, io questa la chitarrina che faccio io con la creta, che si possono dipingere come vuoi, vengono a ciondolo tipo questo, ma non so se c'è già fatta. Poi ho le chiavi di violino che faccio io, tipo queste che si possono usare. Ah, questa è bella, questa è tribù. Senza perla, con diverse perle, uno si sceglie la perla, questa è rame per me. Ma tu dove sei? Ecco la chitarrina nera. Ah, vedi? Bella questa. Queste sono chicche. Tu dove, cioè, quanto tempo che stai qua a Calcata? 46 anni.
Quindi, dagli anni 70, insomma. Dal 75, nel 76 ho comprato la casa. Cioè quando ancora Carcata non era... Si va giù di tre livelli, questa riguarda la musica, perché se vai giù e ti metti a cantare come fanno tutti i poveri. Attento a non cascare. No, no. Questa è tua, è scavata nel tufo e sicuramente ci avrà pure a che fare non solo con il Medioevo, ma anche con l'epoca arcaica di Falisca. Perché qua c'è stava Narsce, no? Che era una. Bravo, bravo, sono appassionato. Voi che fate, cioè, nel senso, invece, di artigianato? Al momento stiamo facendo un video di tagliare. Sono tutte creazioni ispirate alla luna, che facciamo io e lui. Lui fa le foto alla luna con il telescopio, e io le uso per fare delle grafiche, e anche insieme ai miei disegni, che poi stampiamo su tessuti, carte, vari materiali. Quindi pure musica. Noi, io diciamo che sto cercando di capire, fa un documentario sui gruppi musicali di Carcata, non oggi però, ho parlato con Manuel. Per cui delle cose. E l'altra bottega è lì dove trovi sotto la scrivania i cocci antichi che ho trovato nella cisterna, è tutto un discorso, ci sono altre mie opere. Qua? Però sempre guardare senza... Ok, grazie. Quindi cioè nel senso, capito, tornerò pure, io sto a fare un giro di come riprendere, tornerò per fare un documentario. Certo. Quindi se volete partecipare pure, cioè nel senso, lo pubblicheremo su Lettere TV, ciao. Ma sono divisi in casa. Ciao. Ciao. Qui ci abbiamo a che fare con la musica. No, c'è un concerto, mi hanno detto, dice. No, qua. Non è qua. Non è qua. Qua c'è nel senso una. È di via Granarone. Che fanno il legno. E dov'è? In fondo? Più a destra. Grazie. Posso disturbare un attimo, cioè credo che voi stasera suonate qua. Sì. Praticamente io sto cercando di capire di fare un documentario sulla storia musicale di Carcata. Ma a parte diciamo questa. Hai parlato con lui allora? Lo conosci lui? No, non mi conosce perché cioè nel senso cioè io non è che sto di qua, sto facendo una ripresa così diciamo esplorativa, però questo strumento è molto questo bello. Qua è il tubo armonico, vediamo. E tu? Quindi suonerai stasera? Sì. Perché ho parlato con Manuel Sambuco, mi ha detto c'è stato un concerto, perché poi diciamo, stavo cercando di capire con lui, che conosco Manuel, di organizzare un giorno per fare cioè, questo documentario per una web TV che dà spazio a musica originale, si chiama Lettere TV e che gestisco io. Poi magari in futuro... Quindi cioè, capito, cioè, me l'ha detto pure, dice poi... Dico, però, ecco, c'è stava lei, cioè, nel senso, pure lei a casa di Manuel, quindi nel caso, cioè, nel senso, un giorno che ci accordiamo, cioè, se fa, diciamo, un documentario sulla storia, va bene? Ciao, qui si l'ha trovato, ciao.
Buonasera, grazie. Grazie a te. Ciao, ciao. Grazie.
poi specialmente adesso la piovuta, ancora un po' pulita. Quanto faccio una... No, ma questa è solo una prova...